eccoci qua. E così i Pandava stavano trascorrendo il loro ultimo anno di esilio, quello in incognito, in questo piccolo regno dove li abbiamo lasciati, ognuno travestito secondo il consiglio del dio Dharma, in accordo con il più intimo desiderio del proprio cuore. E mentre sono qui in questo piccolo regno nascosti, ritorna da una missione il generale Kachaka, uno dei comandanti, il comandante militare più importante del re di questo luogo. E questo comandante racconta di essere stato a lungo con Duryodhana, il fratello maggiore, il re intanto che i Pandava sono in esilio, il fratello maggiore dei Kurava, i figli di Dhritarashtra. E Kachaka, questo generale, racconta di essere stato con Duryodhana e che Duryodhana gli ha detto di aver messo una sorta di taglia, che gli ha promesso una grande ricompensa se fosse riuscito a trovare i Pandavas. E così Kachaka si mette a scrutare. Trova questi cinque personaggi e chiede al re chi sono. Il re risponde che sono i suoi servitori che erano stati al servizio dei Pandava nell'esilio nella foresta. Il generale li guarda, sono proprio cinque, somigliano ai Pandava. Allora prova a interrogarli, ma quando interroga il bramino, che gioca sempre a dadi e vince, dice: no, questo non può essere Yudhishthira. Quando guarda l'insegnante di danza, dice: no, questo non può essere Arjuna, e così via, e quindi rinuncia. Neanche lui li riconosce, neanche lui capisce che sono i Pandava nascosti. Ma questo generale compie ancora un'azione che gli costerà cara, perché si invaghisce di Draupadi, anche lei in incognito, travestita come una servitrice nella corte. E quindi esige il generale di avere Draupadi, di poter giacere con lei. Draupadi ovviamente non è molto felice di questo fatto e così di nascosto ne parla con Bhima, il figlio del dio Vayu, l'uomo più forte che ci sia. E Bhima tende un agguato al generale, a Kachaka. Si nasconde. Draupadi gli dà un appuntamento, dà un appuntamento al generale per consumare una notte d'amore, ma in realtà nascosto sotto le lenzuola c'è Bhima, che prende il generale e lo letteralmente fa a polpetta, con le sue possenti braccia lo afferra, gli dice che questa sua avidità, questa sua lussuria gli costerà cara. E quindi lo fa a pezzi con la sua forza fino a farne una palla di carne. E a questo punto, quando il re la mattina dopo trova il suo generale così mal ridotto, domanda chi è stato, e i Pandava si rivelano chi sono in realtà. E il re è onorato di averli avuti a corte e gli chiede che cosa succederà adesso. E Yudhishthira spiega che andranno a reclamare ciò che gli spetta, perché i 13 anni sono passati, perché loro non sono stati scoperti, quindi gli spetterebbe tornare sul trono. E prima di andare via, però, il re gli chiede di fargli un dono e di rivelargli una profezia. Chiede a Yudhishthira: dimmi che cosa vedi nel futuro. E Yudhishthira in realtà racconta di vedere nei suoi sogni la fine del mondo, la fine di quest'era, tra la terra che brucia e le alluvioni, uomini deboli, incapaci di disciplina, e donne sessualmente riprovevoli. E dice che la terra viene distrutta dal fuoco e dall'acqua fino a che il Creatore non decide di bere il vento e addormentarsi. E dopo questa profezia lascia il regno.
Perciò la guerra si avvicina. Non è ancora certo che ci sarà la guerra, ma sembra difficile che Duryodhana sarà disposto a restituire ciò che ha avuto, cioè il regno che ha governato in questi anni.